Ciao popolo, rieccomi qua dopo un sacco di tempo. Ieri mi è arrivata una nuova pietra e subito ho pensato a fare questo video. Il succo è: ma è veramente necessario vendersi un rene per avere una pietra da finitura giapponese di buona qualità? La risposta ve l'anticipo, è no, ma tutto il resto, come al solito, dopo la sigla. Rieccomi qua. Allora, scusate, come vi ho già detto, vi ho anticipato, ieri mi è arrivata una nuova pietra, tra l'altro velocissima, neanche 3 giorni dal Giappone fino qui. E una pietra che ho pagato veramente, veramente poco, ma vi dirò tutto alla fine, quanto è costata. Anzi, la proviamo pure insieme. Ripeto, è arrivata ieri. Però intanto ve la faccio vedere. Però, poi ritorniamo. Eccoci qua. Guardate, una pietra piccolina, pietra da palmo, pietra su cui ci si affila tranquillamente. Non è molto grande, non è molto piccola, è bella spessa, è bella pesante. Perché vi sto dando tutte queste indicazioni? Guardate, la pelle è bella. È anche leggermente sigillata sui bordi, tranne il corpo. Perché vi sto dando queste indicazioni? E ritorniamo subito qua. Perché basta avere un po' d'occhio e sapere dove andare a guardare per risparmiare tantissimi soldi. Perché tra le pietre di medio e basso costo si possono, se uno sa come pescare, se sa qual è il verme giusto da mettere sull'amo, si possono fare belle pescatine. Allora, innanzitutto, cosa cercare? Anzi, dai, ragioniamo da qua. Innanzitutto, cosa cercare? Intanto, difetti evidenti della pietra, linee tossiche, buchi. Cambio di materiale. Allora, qui il pianerottolo, cerco di avvicinarvela, non so se riuscirà a mettere a fuoco. Qui la pietra è sicuramente omogenea. Questa riga è solo un disegno, solo un segno, non ha nessuna influenza sull'affilatura, non è un come si dice? Oggi non è una crepa. Quindi prima vanno cercati ovviamente i difetti più grossolani, e qui difetti grossolani non ce ne sono. Poi un'altra cosa sicuramente da guardare è l'uniformità, non solo in questo verso, ma nel senso della profondità in quest'altro verso, perché la pietra potrebbe andare bene per i primi millimetri e poi scoprire un materiale diverso. Per cui io ho guardato tutte le foto che erano a disposizione sul sito e ho visto che la pietra dall'alto in basso è perfettamente uniforme. Quindi è una pietra che nel tempo, anche dopo averla, ecco anche qua si vede benissimo, una pietra anche dopo aver asportato tantissimo materiale, rimarrà comunque uniforme, cioè questo tipo di materiale. Io mi aspetto di ritrovarlo per tutta la profondità della pietra, quindi da vedere. Dopodiché, allora, c'è da dire una cosa, soprattutto sulle pietre che vengono spacciate come vintage, d'epoca dannata. Allora, qui io questa l'ho lappata, qui c'era un kanji che poi alla fine vi farò vedere perché prima di lapparla l'ho fotografata. Un'indicazione, se la pietra è veramente vintage o quindi di estrazione
di vecchia estrazione o moderna sono i denti della sega, i denti che ha lasciato la sega. Li vedete quanto sono profondi e grossolani e quasi perfettamente verticali? Questi sono i classici segni lasciati da una vecchia sega basculante ad acqua. Provo a farveli vedere. Ecco, vedete che differenza di altezza che c'è nei vari solchi? Aspetta, c'è pure da qualche altra parte. Ecco, guardate come non sono uniformi nella profondità, sono molto più rettilinei e molto più grossolani dei marchi, dei segni della sega che lasciano le seghe moderne, le seghe circolari ad acqua. Ah, non ci sono, non ci sono. Eccomi! Quindi questo è un'altra cosa da notare, soprattutto se il venditore specifica che è una vecchia estrazione, quindi una vecchia vena, una vena magari che in questo momento è in disuso. Vedete? Dopodiché, vabbè, nel caso specifico delle giapponesi, controllare bene la pelle che si veda, ecco, quel marrone tendente al nero che è classico di... ma io non ve lo voglio dire che pietra è questa fino alla fine, perché adesso, per fare un video breve ma per divertirci un pochino, io voglio fare un piccolo gioco. Allora, qui prendo il solito supportino. Oh, chiaramente questa è una pietra con cui si affila comodamente in mano, anzi affilare a mano sarebbe molto raccomandabile, più comodo, viene meglio. Io adesso l'appoggio sul supporto solo per esigenze di ripresa. Quindi eccola qui e vi faccio vedere con che cosa la vado a utilizzare. Sotto il microscopio ho messo un gold dollar, chiaramente sacrificale, e se vedete è tutto bello ordinato, i marchi di affilatura sono tutti belli ordinati, perché l'ho preparato con, senza che cambio inquadratura, con questa. Quindi l'ho passato su un 8000 sintetica. Io ho li manisci, ma voi sicuramente un 8000 ce l'avete tutti quanti. Allora, ritorniamo al piano di lavoro. Quindi una sciacquatina alla pietra, un po' d'acqua, dopodiché, dove sta? Aperto sempre. Vediamo. Sto prendendo la... eccola qua, pure sporca. Ma sì, pure sporca, chi se ne frega. Intanto guardate l'acqua che rimane tranquillamente. Quindi questa è stata dichiarata come una durezza 4,5, a giudicare da come l'acqua si mantiene sopra la pietra senza essere assorbita. Calcolate che fa caldo, calcolate il calore che stanno facendo adesso con le luci, calcolate l'aria mossa da un ventilatore, perché se no morivo. E quindi il 4,5 anche sembra realistico. E adesso faccio la solita cosa che non va fatta, ma io la faccio lo stesso. Cioè, alzo la sospensione anziché con un atomo, l'alzo con una diamantata, che come vedete di diamante non c'è rimasto più niente. Questo sarebbe il lato 600, quello che sto utilizzando, il lato 1200. Vedete che anche con la diamantata non è facile sollevare sospensione, cioè con questa diamantata non è facile sollevare la sospensione, perché ormai praticamente non abbrade quasi più nulla. E vado
a farmi la mia sospensioncina. Guardate quanto tempo ci è voluto per tirarne fuori, neanche troppa. Ok, aspettate, mi metto a posto, vado a prendere il gold dollar che vi ho fatto vedere, che in questo momento ha una finitura da 8.000 sintetica, e dopodiché vado a uniformare, ad amalgamare. Scusa, oggi non mi vengono le parole, oggi sto veramente un po' sfasato. Ok, fatemela prendere anche da qui. Ok, adesso mi faccio il grosso del lavoro con i cerchietti, poi quando vado in diluizione, quando andrò in diluizione, invece comincio con dei movimenti più regolari e comincio a diminuire la pressione. Quindi, come al solito, ci vorrà un po' di tempo perché bisogna dare tempo alla fanghia di raffinarsi. Certo, no, uno non se la cava con 10 secondi. Allora, intanto mi faccio notare una cosa che io già sto vedendo, spero che si veda anche per voi con l'inquadratura. Guardate qui, io faccio il solito giochino di affilare sempre su un punto per farvi notare una cosa. La vedete? Oh, si vede benissimo. La differenza di colorazione che c'è tra la fanghiglia, diciamo, vergine e la fanghiglia lavorata. Guardate quanto è più scura, quindi sintomo che la pietra è veloce, è molto veloce, perché qui stiamo parlando sempre, non ce lo dobbiamo scordare, di una pietra da finitura, una pietra. È vero che il gold dollar è acciaio morbido, però una pietra che deve lucidare, quindi nella lucidatura l'asportazione del materiale non è tanta. Eppure, se guardate come continua ad asportare, quindi è una pietra che abbrade bene. Quindi a questo punto, se anche la finezza fosse quella dichiarata, abbiamo fatto tombola. E tombola sempre perché, ricordatevi, ve lo dirò solo alla fine che pietra è e soprattutto quanto è costata. Beh, intanto dal titolo l'avrete sicuramente capito, sto facendo una prova con una pietra che costa poco. Una pietra da finitura giapponese che, se scelta, insisto, correttamente, se scelta bene, se uno guarda quello che deve guardare, comincio con le diluizioni. Se uno guarda quello che va guardato, anche nel mare immenso delle pietre giapponesi a basso costo, qualche bella sorpresa ci può sempre scappare, eh? Quindi io per adesso sto ancora andando a cerchietti. Intanto che questa è la parte più noiosa del video, io ne approfitto per dire una cosa che mi preme. Ci ho messo più di un mese per fare questo video, era tantissimo che non mi facevo vedere, che non facevo nuovi video. Ma c'è un motivo. Intanto, dopo oltre 230 video pubblicati, trovare sempre argomenti nuovi è difficile. Anche perché io in ogni video ho cercato di far vedere un qualcosa, di dare una spiegazione. E gli angoli, e la bisellatura, e i movimenti, e perché fare questo e non fare quest'altro, insomma, cercare
Diciamo che ho cercato di fare sempre dei video che siano d'aiuto per qualcuno. Per molti nessun aiuto perché molti ne sanno più di me, ma magari c'è qualcuno che ancora ha qualche dubbio sulle basi dell'affilatura, ripeto, i movimenti, la scelta delle pietre. Che pure, come lavorare con le fanghiglie, gli angoli di affilatura, le coramelle. Quindi ho sempre cercato di fare dei video ad uso e consumo del prossimo, non come fanno tanti che fanno dei video dove non spiegano niente, praticamente sono dei video fatti apposta per far vedere io sono bravo, guardate che pietre che ho, guardate come mi muovo sulla pietra. Ma poi alla fine spiegazioni, cioè a me fa piacere, oh, come sei bravo, come ti muovi bene sulla pietra, ma mi dai due spiegazioni su che cosa stai facendo, su che pietra è. Ah, una pietra da finitura, come si riconosce che è una pietra da finitura? Ma la pressione, ma il cioè, voglio dire. Se uno non spiega, il video è solo autocelebrativo e io i video autocelebrativi non li ho mai voluti fare. Ripeto, è passato un mese, anche forse qualche giorno di più. Ecco, oggi ho qualche cosa di nuovo da farvi vedere. Ripeto, una pietra appena arrivata. Ieri ho fatto veramente una piccola prova da 10 minuti, visto che l'avevo l'avevo lappata, dico, ma fammi vedere, la curiosità era tanta. Quando ho avuto i primi risultati, dico sì, questa la faccio vedere, così tiro su di morale tutte quelle persone che vorrebbero farsi una pietra giapponese, ma gli hanno fatto una testa così che le giapponesi costano, le giapponesi di qua sì, sono buone, ma ti devi vendere un rene, come se le pietre buone europee non costassero un rene. Poi alla fine quando vi faccio vedere, perché vi faccio vedere proprio quanto mi è costata, poi mi dite a quel prezzo cosa ci trovate di valido, di pari livello nelle pietre europee. Adesso cominciamo a buttare giù, a buttare via un po' di fanghiglia, cominciamo a diluire e questa volta voglio diluire tanto, non come faccio io di solito. Con la famosa acqua sporca, ecco, che potrebbe essere questa. Perché con l'acqua sporca mi verrebbe tutto molto satinato, quindi tutto molto bello, ma la satinatura nasconde un po' i difetti, se mai ce ne dovessero essere, della pietra. Quindi, cosa che io non faccio mai, ma la faccio in questo caso perché questa è un 4,5, quindi non è una pietra eccessivamente dura, finirò a pietra quasi pulita. Vedete, sto adesso non sto facendo più cerchietti, vado in modo monotono, lineare, perché mi servono quei famosi marchi di affilatura da farvi vedere poi al microscopio. Ripeto, io non faccio video per far vedere come sono bravo. Se in questo momento c'è bisogno di questo tipo di movimento, questo tipo di movimento va fatto, punto. È monotono, è noioso, lo so, però per avere dei marchi d'affilatura ordinati, per avere marchi d'affilatura tutti in diagonale, per avere marchi d'affilatura visibili soprattutto al microscopio, questo è l'unico movimento consentito. Quindi adesso, perché penso che ci siamo, adesso faccio un'ulteriore diluizione, faccio cadere tutto quello che c'è da vedere, anzi, guardate che pulisco pure la fanghiglia dal rasoio. E adesso faccio, diciamo, la chiusura, quella che, come diceva Sacchi, quando siete in finitura,
solo peso del rasoio e movimenti più corti. Io non mi invento niente, ci posso mettere qualche cosa di mio nell'interpretazione, ma io sono sempre dell'idea che i maestri vanno seguiti. Persone famose in tutto il mondo, se dicono una cosa è inutile stare sempre a fare la parte dei più furbi. Iwasaki ha detto così e se fa come dice Iwasaki, punto. Ok, vogliamo vedere che cosa è successo? Guardate, sono più curioso io di voi. Quindi gli ultimi passaggi, vedete proprio a muoversi di un paio di centimetri. Ok, se no qui arriviamo dopo domani. Una pulitina, leva il grosso del fango dal rasoio, pezzetto di Scottex che non fa mai male, asciugatina. Allora, sto asciugando, scusate se sto fuori inquadratura, ma devo guardare quello che faccio più che altro. Allora, vado a mettere il rasoio sotto il microscopio e cambio inquadratura. State, sto cercando di prendere il punto senza farvi venire il mal di testa, ma lo faccio venire da solo. Allora, no, eccolo qua. Aspettate, ci vuole un po' di messa a fuoco. Ragazzuoli, ecco, a 400 ingrandimenti, sempre del bambino, lo conoscete bene, ormai il bambino l'ho fatto vedere tante tante volte. Ecco le potenzialità di questa pietra. Guardate, filo pulito, la micro dentellatura bella, fina e molto irregolare, carina carina, quindi non più la micro dentellatura quella da sintetica, ma micro dentellatura da naturale. Ci sono stato, aspettate, il video è cominciato da 20 minuti. Tra la sigla, le chiacchiere, le spiegazioni, guardate questo, guardate quest'altro, diciamo che è stata una finitura da 10 minuti, quindi si poteva fare sicuramente di meglio, ma credo che questa sia una grande finitura. Grande, grande, grande finitura. Guardate, filo pulito, assenza di bave. Io sono strafelice. A questo punto non la tiro troppo per le lunghe, così accorciamo pure il video. Allora, basta, non ci importa più niente del microscopio. Questa è la pietra. Adesso volete sapere che pietra è e soprattutto quanto l'ho pagata? Siete curiosi, eh? Io ve lo faccio vedere, perché io come al solito non ho segreti. Ta-ta! Ragazzi, ecco, quella è la foto che ho fatto prima della lappatura, perché sapevo che quel kanji sarebbe andato perso. E come valore collezionistico ho perso, ma a me chi se ne importa, io le pietre le compro per usarle. Vedete che la pietra, guardate le macchie, è la stessa, anzi lì la pietra è messa di così, quindi guardate, me la metto più vicina, vedete, stiamo parlando della stessa pietra, fotografata prima di lapparla con il kanji, fotografata dopo, ecco, usata adesso senza più purtroppo il kanji, si vede forse un po',
Guardate un po' quanto costa sta pietra, boys. 150 dollari, che equivalgono a 135 euro scarsi. Al cambio di ieri erano 134 euro e spicci. Facciamo 135, senza spedizione. Vi devo dire l'onesta verità, stavolta mi ha detto bene, non ho passato neanche la dogana, quindi non ci ho dovuto aggiungere nulla, quindi stiamo parlando di una pietra da 135 euro. Adesso mi dite in Europa con 135 euro che cosa comprate? Che cosa comprate? Aspettate, a parità di qualità, che cosa comprate che vi fa quello? Cosa comprate che abbia queste misure che sono piccoline, ma con questi spessori. Aspetta, devo prendere un attimo il metro. Spessore 2 centimetri e mezzo. Sì, se andiamo sul piccolino, una belga a 135 euro si trova. Ma 3 centimetri di spessore? No, non c'è. Ma adesso non voglio fare la campagna contro le belghe. Su tutto, cioè tranne l'ardesia, l'italianissima ardesia nera, ottima pietra. Tutte le altre pietre, 135 euro. Neanche gli inglesi che costano poco, le pietre gallesi, perché una Charlie Forrest. Sì, forse di quelle misure, quel materiale siamo là. No, non, in questo momento non me ne vengono in mente altre. Scusate, io me la spippo. Per cui ho voluto fare questo video e lo concludo senza tirarla troppo per le lunghe. Una volta tanto un video da mezz'oretta, che per i miei standard è poco, ma in assoluto è troppo. Eccolo qua, prove alla mano, non c'è trucco, non c'è inganno. Arrivata ieri 135 euro. Quindi questo è quello che uno può tirare fuori da una pietra giapponese da 135 euro. Se però, anzi, ritorniamo un attimo qua, se però uno ha l'occhio buono. E io gli dico la verità, io l'ho fatto proprio per mettermi ulteriormente alla prova. Dico, vediamo un po' se c'ho ancora l'occhio per. Quindi sono andato sul sito della mia amica Yasuko. Sono stato un paio di giorni a vedere tutte le fotografie con santa pazienza. Prima ho limitato la scelta alle pietre di fascia bassa, chiamiamola così. E dopodiché mi sono messo a controllare e il piano d'affilatura. I denti della sega, guardate, mi sono messo a controllare l'uniformità del materiale da sopra a sotto. Insomma, dopo aver visto decine e decine di pietre, ho detto: ma lo sai che sta piccolina? Tra l'altro, non so se l'avete letto. Scusate, ritorno un attimo su. Cioè, questa è una vecchia Nakayama Karasu. Nakayama Karasu, oltre la bellezza della finitura Karasu, dove siamo? Ritorniamo qua. Oltre la bellezza della finitura Karasu, quindi è solo un fatto estetico, ma le pietre Karasu si trovano nello strato Aisa. Per chi non lo sapesse, lo strato Aisa è lo strato immediatamente sotto lo strato Tomae, e per l'affilatura dei rasoi, lo strato Tomae è quello strato da cui si estraggono forse le pietre più utili nel senso di lavoro per noi, delle pietre di pregio. Questo, essendo una Karasu, 99 su 100, anche se il venditore
per correttezza, non l'ha dichiarato. Questa, essendo una Garaso, 99 su 100 è uno strato a ISA, perché la maggior parte delle pietre Garaso vengono estratte a quella profondità, a quello strato. Da quello strato, quindi ho strato, ve lo ripeto per l'ultima volta, strato a ISA. Quindi era l'annuncio diceva Old Nakayama, vecchia Nakayama, dove siamo? E quel marchio lo prova, quel kanji lo prova, perché lì c'era scritto solamente Shonyama e una volta non si diceva Nakayama. La dicitura Shonyama anticamente indicava solo e soltanto la miniera di Nakayama. Dopodiché, per estensione, troviamo i kanji Shonyama anche nelle pietre shobudani. Però ricordatevi che la cava di Shobu e la cava di Nakayama, sono vicine tra di loro, di pochissimi chilometri. Quindi parliamo sempre della stessa zona d'estrazione. Quindi era il venditore dice Old, sì, quel marchio si vede, quel kanji si vede che non è stato a posto l'altro ieri, oltretutto c'erano dei graffi proprio passanti, quindi si vedeva che il kanji era sotto i graffi, quindi cosa da notare? L'uniformità, l'assenza di difetti l'ho valutata. L'uniformità del materiale dall'alto in basso l'ho valutata. I segni che ha lasciato la vecchia sega basculante ad acqua li ho valutati. Quindi alla fine valuta quello, valuta quello, valuta quell'altro, 135 euro. Li vale? Se li vale. Quindi occhio ragazzi, le pietre giapponesi, fermo restando che il venditore deve essere iperaffidabile, perché tra una cava e l'altra il materiale è così simile che vi possono vendere la luna per una stella, insomma, Urano per Plutone. Quindi venditore sicuramente di fiducia ed affidabile. Poi, dove voglio arrivare e concludo? Che se uno ha un po' di occhio, se uno ci studia un po' sopra, prima, ancora oggi che tante cave sono chiuse da decine e decine e decine di anni, ancora oggi sul mercato l'affaruccio si può fare. Questa ancora non l'ho provata sul viso, ma visto il barbone la proverò subito e potrebbe diventare una delle pietre di riferimento. Ragazzi, io ho finito, scusatemi, scusatemi se come al solito ho sballato la mezz'ora. Mi piaceva fare questo video sempre con l'idea di dare una mano a qualcuno, una mano a chi inizia, una mano a chi viene bombardato di notizie, ripeto, e non fare come tanta gente che fa i video perché li deve fare ogni 5 giorni, ogni settimana. Ma poi non spiega, non dice se c'è il piccolo trucco del mestiere, se lo tiene per se stesso, perché se poi chi lo vede diventa bravo, capito? Io ve l'ho detto a che cosa sono stato attento per fare in modo che magari qualcuno di voi riesca a fare le stesse considerazioni e riesca a fare dei buoni, ottimi affari. Basta, detto questo vi saluto, un ciao popolo a tutti quanti e ci vediamo alla prossima. Aspettate, devo trovare il bottone termina registrazione. E alla prossima quando ce ne sarà modo e motivo. Un salutone. Ciao popolo.